Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di questo, Google Home Mini. Non sarà una recensione, perché tanto di quelle ormai ce n'è circa 1.000 miliardi su YouTube, però sarà un video divertente perché questo oggetto così affascinante fa cose difficilissime, ma non fa quelle facilissime. Fa cose stranissime e non quelle scontatissime. Quindi adesso guardiamo da vicino e facciamoci due risate con Google Home Mini. Allora, se io dico, ok Google, raccontami una storia. C'era una volta una persona un po' strana, e anche se gli altri non sempre la capivano, a lei essere un po' strana piaceva molto. Quindi decise di rimanere un po' strana per tutta la storia, e visse felice e contenta. Ma che storia è? Ma almeno qualcosa ce l'ha detto. Guardate adesso. Ok Google, raccontami una poesia. Ecco, tanto gentile e tanto onesta pare, di Dante Alighieri. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia quando è l'altrui saluta, cogne lingua de ventre mando muta, e gli occhi non ardiscono di guardare, ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta. Da cielo in terra a miracol mostrare, mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cor, che entender no la può chi no la prova, e par che della sua labbia si muova un spirito soave pi d'amore, che va dicendo... Ok Google, basta, fine. Mi spiace, al momento non so come esserti d'aiuto. Non ti ho chiesto di aiutarmi, ti ho chiesto di finire la poesia perché aveva rotto le palle. Allora, adesso gli chiediamo. Ok Google, cosa c'è nel mare? Mi dispiace, non so come aiutarti. Ma come? Gli ho chiesto cosa c'è nel mare e non sa aiutarmi? Però mi ha detto una poesia di Dante Alighieri. Ma guardate adesso. Vi ricordate cosa diceva Daenerys, la regina dei draghi, nel Trono di Spade, quando dava il comando ai draghi per bruciare i suoi nemici? Cos'era la parola che diceva? Ok Google, Dracarys. Non sa dirmi cosa c'è nel mare, ma sa sputare il fuoco dei draghi di Daenerys. Perché? Perché se non mi dici cosa c'è nel mare, sai sputare il fuoco dei draghi di Daenerys? Quindi abbiamo visto che Google sa l'Alto Valeriano, però non sa cosa c'è nel mare. Quindi possiamo... Scusa, non ho capito. Ma non ti ho chiesto niente. A lui parla. Ma aspettate adesso. Dopo aver visto che sa cosa vuol dire Dracarys, e non è l'unica parola che sa in alto valeriano, lui sa anche cosa vuol dire Valar Morghulis. Ok Google, Valar Morghulis. Assistente Dohaeris. Lo sa? Cioè, questo non sa le cose più elementari del nostro mondo, ma sa l'alto valeriano. Adesso gli facciamo un altro paio di domande divertenti sulle sue concorrenti dirette, cioè Siri e Cortana. Guardate. Ok Google, ti piace Siri? Ho sentito parlare bene di Siri. È molto gentile. Chiediamo di Cortana. Ok Google, ti piace Cortana? So che vive a Seattle, è una bellissima città. Oh. È informatissimo. Quindi, come al solito, vi lascio l'ultimo... Quindi, facciamoci un'altra risata in alto valeriano. Ok Google, Dracarys. Quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e adesso un saluto da Google. Ok Google, ciao! Ciao! Ciao!